Buona vista ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon Platino Elimination Random Lock. Oggi siamo qui nel secondo episodio per continuare la nostra avventura qui a Sinnoh. Nel primo episodio abbiamo catturato il primo Pokémon oltre lo starter e adesso siamo pronti per fare una nuova cattura qui nel percorso 202 e credo che ci sia una Lucinda pronta a spiegarci come si fanno le catture con un certo stile, come Piero Angela praticamente adesso ci spiegherà in una maniera alla Super Quark. Lo faccio vedere, stai a guardare, va bene, prenderò molti appunti perché è una cosa che non ho mai fatto e quindi non so come fare ragazzi. Un Bidoof, un innocuo Bidoof a livello 2 si presenta davanti alla nostra cara Lucinda che utilizza il suo Chimchar a livello 5, lotta, vediamo un pochettino che cosa... Onda calda e vampata, due belle mosse molto potenti, Chimchar utilizza onda calda e adesso vedremo come indebolirà questo Bidoof e... Oddio, ma l'ha ammazzato! Ma non ci credo! Ma l'ha ammazzato! Ma l'ha ammazzato, non ci posso credere! Ma non lo catturi così! Non male? Eh no, malissimo, l'hai ucciso! Povero Bidoof, lo dovevi catturare! Non prenderò sicuramente spunto da quello che hai fatto tu, eh? Beh, sarebbe meglio far diminuire i PS del Pokémon più di quanto non abbia fatto io! Certo, di più! Più che morto, infierire proprio sul cadavere! È importante far abbassare il PS del Pokémon il più possibile, certo! Un Pokémon in buona salute è molto difficile da catturare, ma anche morto è difficile da catturare, come fai? Non ci posso credere ragazzi, l'ha ucciso. Vabbè, grazie per le Pokéball, ma non seguirò i tuoi consigli, o almeno lo spero. Vediamo un po' chi possiamo catturare noi in questo percorso, perché vi ricordo che una Nuzlocke posso catturare solamente il primo Pokémon che incontro appunto in ogni percorso, quindi anche in questo percorso. Vediamo chi è il primo Pokémon, vediamo chi possiamo catturare. Cricketut, quindi poi avremo un... Benissimo ragazzi, dai, che in realtà ci stiamo facendo tutta la squadra piena di coleotteri, ma va bene, va bene. Proviamo con Punches perché qua le mosse di tipo roccia, lo shottano, idrondata o zampillo mi sembrano troppo forti come mosse, ecco, come potenza base. Dai, io direi di provare con presa. Ok. Dai, non uccidere. Bene, taglio furia ancora. Ok, non è molto efficace. Ok, borsa, Pokéball, vai. Prendiamo questo Cricketut e lo chiamiamo Delelewoop. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Siamo più bravi di Lucinda, ragazzi. Noi sì che siamo bravi a catturare i Pokémon. Benissimo, Cricketut è stato catturato. Certo, come dicevo prima, ci stiamo riempendo di insetti. Però, possiamo catturare solamente loro. Va bene. Vuoi dare un soprannome a Cricketut? Sì! Quindi chiamiamolo... Chiamiamolo... non vado avanti a... Whoop... Whoop... Oddio, sarà un'impresa metterlo qua sotto in grafica. Via! Whoop! Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo più bravi di Lucinda e qua mi sa che c'è una bella sfida, quindi pronti via, iniziamo subito. Sei un allenatore come me, i nostri sguardi si sono incrociati, quindi dobbiamo lottare. Ok, se lo dici tu, questo è il primo allenatore che sfidiamo, oltre il nostro caro amico, o rivale insomma. Ah, tu hai Magikarp, penso che Gemma Forza potrebbe andare comunque bene. Ma è incazzato questo Magikarp, ha proprio lo sprite proprio... Incavolato. Ok, grande Elix. One hit KO per il nostro caro Elix. È avuto meglio su Ricky. Bullo, troppo forte, troppo forte. No, in realtà non ho la mossa troppo forte. È una bella mossa, però ancora non ce l'abbiamo. Mi sa che c'è una nuova lotta. Pronti via. Ottimo, dai. Vedo una cosa che tu non vedi. Un allenatore. Lottiamo. Ah, lo stai dicendo perché tu non sei un'allenatrice. Io sono un allenatore e tu vedi un allenatore. Tu non sei un'allenatrice perché sei troppo scarsa e quindi io non lo sto vedendo l'allenatore. Ah, brava, 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 bene. Dodrio con incornata. Non è molto efficace, è anche di tipo volante, quindi Gemmoforza dovrebbe essere sufficiente. Bella per Dodrio che è one hit KO, grande Elix, mamma mia. Elix dà sempre soddisfazioni, ora dovrebbe prendere anche un bel po' di punti esperienza. 168, perché ovviamente Dodrio, essendo un Pokémon evoluto al massimo... dà un bel po' di esperienza e impara anche rotolamento. Bene, è già pronto per il rotolamento, se lo vedete. È già pronto messo così. Ok, Verdiana Pupa.
Non riesco proprio a vincere. Perché sei scarsa, sei scarsa. Ok, proseguiamo. Becchiamo un altro Pokémon, ma non possiamo catturarlo, quindi vediamo un po'. Potevamo trovare lui. Però non avrei mai saputo pronunciarlo, quindi vabbè, ne faremo a meno. Anche se in realtà avrei dovuto dargli comunque un soprannome. Però facciamo salire un po' di livello Punchez, o meglio, alleniamolo un po', piuttosto che fuggire, basta. Growl è... Aia, mazzo legno, però dovremmo... Ok, dovremmo resisterlo. Subisce anche un po' di contraccolpo. Coleomorso di Punchez su Growl. Sì, Growl è già evoluto, quindi ci dovrebbe dare un po' di esperienza in più. 40. Ah, però è divisa, giusto. Va bene, va bene. Basta per salire a livello 7. Ottimo, ottimo, va bene. Ok. Forbice X, bene. Allora, Forbice X, se non sbaglio, ha una potenza base superiore a Coleomorso. 80-100, 60-100. Io direi di dimenticare Coleomorso, perché comunque la possibilità di trovare un Pokémon avversario con una bacca è un po' bassa, perché il Coleomorso la mangia. Quindi preferisco un po' di potenza base in più. Ok, proseguiamo, via. Vediamo un po' lui che Pokémon ha. Che ne dici di un altro Pokémon? Tanto vincerò io. Beh, staremo a vedere. Ok, vediamo, un altro allenatore. Questi percorsi sono proprio belli densi di Pokémon. Vigoroth. Ok. Ok, Vigoroth, beccati Zampillo. Aia, tenaglia, fallisce Zampillo. Dovrebbe fargli abbastanza male, forse spero in un One Hit KO. Perfetto, brutto colpo, ottimo, ottimo, ottimo direi. Bene, livello 8 anche per Elix. Perfetto. Ho avuto una meglio anche sul Lodovico. Mi hai battuto, sei forte. Ok, proseguiamo. Proseguiamo e entriamo a Giubilopoli. Ok, c'è anche Lucinda che ci riblocca. Ciao Freak, come va con i Pokémon? Ne catturi? Secondo me dovresti catturare qualcuno in più, sarebbe più sicuro. Tu li uccidi, io li catturo e mi dici di catturarne di più. Va bene. Sai, nel caso dovessi ricarti in qualche luogo lontano. Oh, aspetta, non pensi che sarebbe meglio saperne di più sui Pokémon? Ma certo, io conosco proprio il posto adatto. Forza, non essere timido, vieni con me. Gli ho dato questa intonazione che sicuramente darà fastidio a tantissimi di voi, perché è molto noiosa. Quell'uomo, cosa sta facendo? Quale uomo? Ah, lui. Beh, in effetti nasconde... Salve. Cosa? Come facevate a saperlo? Come avete fatto a capire che sono un agente della polizia internazionale? In realtà non abbiamo detto niente. Come dice, scusi, stavamo solo facendo conversazione. E così volete farmi credere che stavate solo chiacchierando? Meglio non ci casco. No, no, no. Avete capito subito che c'era qualcosa di insolito in me. Ecco perché mi avete rivolto la parola, non è vero? Il vostro spirito di osservazione è incredibile. Siete davvero in gamba voi due? Beh, visto che mi avete smascherato, posso presentarmi. Sono un agente scelto in missione per conto della Polizia Internazionale. Mi chiamo... Ah, no. Posso rivelarvi solo il mio nome in codice. Chiamatemi pure Bellocchio. È così che mi conoscono nell'ambiente. A proposito, la frase non rubare. Vi ci suggerisce qualcosa? Shish. Sì. Sì, proprio così. Appropriarsi di qualcosa che non vi appartiene è sbagliato. Sfortunatamente pare che qualcuno non tenga in conto di queste parole. Nella regione di Sinnoh sono spuntati dei criminali che rubano i Pokémon degli altri. Per questo motivo sto tenendo d'occhio tutti quelli che hanno un'aria sospetta. A proposito, voi siete degli allenatori, vero? Allora forse sapete come usare questo oggetto. Ok, registra dati. Sempre un po' strano il nostro caro amico Bellocchio, anche se in realtà poi più avanti un po' si sistema. Magari sbatte un po' la testa e la raddrizza, insomma, vabbè. Sì, noi lo sapremo sfruttare meglio, anche se in realtà registra dati non ci importa. E poi avrei un favore da chiedervi. Dato che sono in servizio, se dovessimo incontrarci di nuovo, vi prego di non rivolgermi la parola addirittura. Oh, vabbè, ma calmati. Cioè, ecco, potete parlarmi, anzi, dovete farlo. Ma che problemi hai? Ma non perché mi senta solo, no, no. Dovete informarmi se vedete qualche cattivone. Voglio essere messo al corrente di ogni minimo sospetto. Sì, sembra un po' strano. In effetti poi più avanti si sistema un po', però... Molto strano, anche se la musichetta è sempre quella proprio. Vabbè, lavorare per la polizia internazionale deve essere molto duro. Freak, eccoci arrivati. Questa è la scuola per allenatori. Il nome dice tutto. Prima ho visto entrare il tuo amico Tonks. È vero, l'abbiamo chiamato Tonks. Ok, ci vediamo, ciao. Ciao. Ciao Lucinda.
Entriamo nella scuola per allenatori. Credo che non abbia bisogno di sistemare i Pokémon, perché se non sbaglio, ok, qua c'è un oggetto che io me lo rubo, alla faccia di quello che dice di non appropriarsi di cose degli altri. Credo che qua ci siano comunque degli allenatori. Evrex, sei anche tu qui per imparare? Vabbè, già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna. In fondo va bene, ciao. Qual bomba ti porta qui? Hai qualcosa per me? Ah, è vero, c'è anche il pacco. Oddio, meno male che il gioco si ricorda le cose, perché io mi ero già dimenticato tutto. Che cos'è? Una mappa della città. Ma perché ce ne sono due? Non mi servono in due, giustamente una la dà a me. Grazie. Mappa città. Vediamo, guardando questa mappa della città, la prossima città da visitare è Mineropoli. C'è una palestra e quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato là. Sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. Ci si vede. Vabbè. Ok, allora, se non sbaglio, forse sono questi due. Vediamo se vogliono lottare. Sì, esatto, sono lui. Vai, mio Pokémon. Cioè, non è che dice tipo il suo nome, il suo soprannome, niente. Harry, scolaro. Poi ha gli occhiali. È Harry Potter, è identico a Harry Potter. Abra che magari è associato alla magia. Non so perché si defocussa la mia webcam ogni tanto, ma comunque, va bene. Abra. Ciao, gemmo forza. Attacco X, attenzione. Harry Potter, utilizza attacco X. Noi utilizziamo gemmo forza. Vediamo se lo shottiamo. Va bene, onesto. Ce la facciamo. Abra esausto. Ok, 96 punti esperienza, che non sono comunque male. E abbiamo avuto la meglio su Harry Scolaro. Ok, 120. Harry Potter bello riccone, insomma. Non è facile vincere se non si hanno un po' di Pokémon fra cui scegliere. Andiamo dall'altra, che sicuramente vuole lottare pure. Non so se ce la faremo, ma mi piacerebbe lottare con te. Va bene. Lei è già un pochettino più, diciamo, modesta, ecco. Brunella Scolara. Lumineon di Brunella, appunto, Scolara. Ok, noi mandiamo il nostro fido Elix, che... ma direi di utilizzare ancora Gemmo Forza, dai. Ha un buon moveset, devo dire, Elix. Con Gemmo Forza, anche Rotolamento, volendo. Acquanello, va bene. Va bene. Poi anche idrondata e zampillo. Bello, bello forte comunque. Mi piace. Vai Elix, buttalo giù. Butta giù questo Luminion. Avete notato comunque che sono completamente incastrato qui. Non riesco a fuggire perché c'è Giratina che mi tiene qua dentro rinchiuso. Fin quando non finisco la Nuzlocke non posso fare nient'altro. Spero vi piaccia questa grafica che ho scelto per Pokémon Platino. E niente, sì, sono in questa specie di gabbia di Giratina. Carino, dai. Avevo avuto la meglio su Brunella. Mi piace molto studiare. Yes, sono contento per te. Eravamo abbastanza certi, però la tua abilità mi ha impressionato. Se vuoi puoi parlare al mio amico e farti dare un bello strumento. Vediamo, me l'aspettavo uno strumento. Wow, sei veramente in gamba. Studi diligentemente ogni giorno, ma fra te e me non c'è paragone. Tu saprai di certo usare questa... ah, pozione. Wow, veramente, wow. C'è da energia un Pokémon. Essere allenatore non significa comandare a bacchetta la propria squadra. Comandare a bacchetta Harry Potter. Niente, riferimento confirmed. Un allenatore esperto è chi sa sfruttare al massimo gli strumenti a sua disposizione. Va bene, grazie mille. Gli altri non mi daranno niente, sicuro. E quindi, via, let's go. Vediamo se... no, non possiamo fare niente. Ma guarda, ti considero un allenatore di Pokémon, ma non è ancora il Pokécron. Lo sai cos'è, vero? Incredibile. Sei un caso come pochi. Io ho inventato il Pokécron e ora riproduco anche. Non solo. Al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi fare altro che trovare tre clown qui a Giubilopoli. Se li trovi, avrai in regalo un Pokécron. È vero, c'erano i tre clown. Ok, qua già c'è il primo, bello easy. Sì. Ah, c'è pure la domanda. Un Pokémon si rafforza sconfiggendo le altre guadagni. Sì, grazie. Proprio domande easy. E il coupon easy pure in questo caso. Coupon 1, bene. Vediamo un po' se da questa parte ce n'è un altro. Eccolo qua, qua ce n'è uno. Penso sia anche lui, sì, esatto. Posso trovare strumenti? Sì, risposta esatta. Un Pokémon può tenere un solo strumento. Sì, poi effetto immediato, altri no, bla bla. Coupon 3. E manca il 2. Vediamo se è da questa parte, credo che sia da questa parte. Eccolo lì, volevi sfuggirmi. Ciao, io sono il clown. Le mosse Pokémon, un tipo come i Pokémon stessi? Yes, le mosse stab, ragazzi, che molti mi chiedono a volte. Che cosa sono le mosse stab? Mosse del tipo uguale al tipo del Pokémon che ha... quindi hanno una potenza maggiore perché hanno lo stab, ricevono lo stab. Quindi nel dubbio utilizzate sempre mosse tipo stab. Se tutte le vostre mosse sono normali, con effetto normale intendo sull'avversario.
Perfetto, dammi il Pokécron ed ecco qui il Pokécron. Sì, sto registrando a 00:33 perché finito il live devo portarmi avanti con dei video. Sì, quindi è tutto notte, è tutto vero, 00:33, è anche tardi. Comunque, ci sono anche altri software eccetera, ma li sbloccheremo ovviamente più avanti. Bene, allora io direi di andare qua per vedere se ci sono altre cose da comprare per caso. Pokeball già ne ho qualcuna, 8 ci bastano, pozione 5 ci bastano, direi un antidoto, non si sa mai, qualsiasi cosa accada, perché adesso vedremo un po' di continuare, penso verso la prossima città, no, basta, grazie, grazie, arrivederci, basta, ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo nella mappa città dove che ci ha dato il nostro amico poco fa, mappa città, eccola, USA. Perfetto, allora da questa parte ci dovrebbe essere Mineropoli, ok. Mentre qua Giardin Fiorito, sono città che si raggiungeranno molto più avanti. Percorso 203 e poi Mineropoli. Allora ragazzi, andremo verso Mineropoli da questa parte. Però vediamo di qua. Sì, forse si può andare. Forse rimane come città e quindi si può fare una doppia. No, 204. Ma potrei fare comunque una cattura qui e poi proseguire nel prossimo percorso. Ah, là c'è uno strumento, ok. Qui c'è un'allenatrice che possiamo sfidare. Direi di mettere però per primo Punched. Non ho curato i Pokémon, lo farò. Catturato il prossimo Pokémon qui nel percorso 204, se non erro. Vediamo un po' che Pokémon possiamo incontrare. Oh, bello! Bello Sharpedo! Mi piace! Mi piace Sharpedo! Bene, bene, bene. Allora, abbiamo... se riusciamo a catturare questo Pokémon, due doppioni, insomma, con carta vetro, bene, bene, bene. Oh, ha pure congiura, vabbè che aumenta l'attacco speciale, Sharpedo è in realtà fisico. Quindi non so se è il massimo in realtà, vediamo. Vediamo un po' poi il suo moveset, sempre se riusciamo a catturarlo. Dai, fammelo catturare. Voi immaginate così, in mezzo all'erba alta, uno squalo. Tolve! Bella, catturato! Ottimo! Ottimo, ottimo, dobbiamo dargli un soprannome cattivissimo, ragazzi. Dobbiamo dargli un soprannome bello cattivo, Sharpedo. Dobbiamo dargli un soprannome bello, bello cattivo. Vuoi dare un soprannome? Yes, yes. Quindi diamogli un soprannome, è pure femmina, quindi è cattiva, cattivissima. Deve essere cattivissima, che soprannome possiamo dargli? Ti chiamerò in maniera cattivissima, ovvero Smascella. Non mi viene niente di meglio, ma Smascella. Vai, vai e Smascella. Ci può stare. Smascella. Vai, Smascella. Smascella si è aggiunta nel team. Benissimo. Ok, vediamo quale altro Pokémon potevamo incontrare in questo percorso. No, solamente Smascella. Sempre femmina anche lei. Ok, noi con Punched possiamo fare Forbice X. In questo caso ci conviene perché lo manda KO. Esatto. Super efficace. Carta vetro, è vero, mi colpisce un'altra volta. Però, va bene così. Ok, ok. Allora, direi di sconfiggere questa allenatrice e poi iniziare ad andare nel prossimo percorso. Cosa hai detto? Mi sembri deboluccio o qualcosa del genere, non lo so. Vediamo. Sandrina, dai, andiamo, che Pokémon hai? Ah, Triflun. Va bene, ti sembro deboluccio, eh? Ti sembro deboluccio? No, quale borsa? Faccio così. Metto Helix che ti fa un gemmo forza, che davvero quella X che hai sul muso. No vabbè, ma è... No, stordiraggio no. No, stordiraggio no. Che palle. Dai, attacca. Attacca Helix, attacca. Grande Helix, mamma mia. Helix, lo sapete cos'è stato in realtà Helix. Il grande Helix, Lord Helix, quindi... Uno stordiraggio così, ma smettila, dai, ma smetti, ma per favore, volevi fermarmi in questa maniera così subdola? Nah. Oh no, mi sarei dovuta rifiutare, ecco, esatto. Becca di questa e via. Ok, direi che possiamo andare nel centro Pokémon a curarci in modo tale... Tu non metterti in mezzo. In modo tale che possiamo affrontare il prossimo percorso con tutti i Pokémon, diciamo, belli che pronti e belli sistemati. E niente, andiamo nel prossimo percorso. Vediamo un po', semmai facciamo forse la cattura, perché non penso di arrivare a Mineropoli direttamente adesso.
Però qualcosa la possiamo fare. Arrivederci. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci voleva il tasto con Inert Gold e Soul Silver per tenere le scarpe da corsa attive. Se non sbaglio è di qua. Perfetto. È di qua. 203. Vero, c'è lui che dobbiamo sfidare. Ehi Frank, non dirmi che ora sei più forte. Io? C'è bisogno di chiedere. Certo che sono il più forte. Dai, te lo voglio dimostrare. È vero, c'è lui qua. Vediamo un po'. Vediamo un po' di sfidare Tonks. A questo punto penso che noi la nostra... No, non ci posso credere. Ma dai, ma seriamente? Avevo letto il nome e ho detto... Poi... Oddio, no, non ci posso credere. Dai, ma veramente Darkrai? Ma sempre il rivale deve avere un Pokémon... Vi ricordate nella scorsa serie in quarta gen, Diamante e Perla... Il mio avversario aveva Groudon e me la dovevo vedere sempre con Groudon ogni volta che lo sfidavo. E adesso c'è Darkrai. No, ragazzi, Punched deve rimanere in vita per sempre. Perché mi serve ovviamente... No, no, dai, ho miscliccato. Dai, non è possibile. Oddio. Non è finita qua. E lo so, volevo fare Forbice X. Oddio, ritira pure. Ritira pure. Banette. Dai, pigliati questa forbice X. Dai, 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 dai. Non gli fa niente. Proviamo con... avrei smascella, ma è a livello 4, è troppo poco. Proviamo con Helix. Proviamo con Helix, dai. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Fuoco pugno. Meno male, ragazzi, meno male che ho switchato. Non è molto efficace, benissimo. Direi di andare con Gemmoforza, dai. Dai, 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 Gemmoforza che ci ha dato davvero tante belle soddisfazioni finora. Ebbene, grande, gran brutto colpo, ottimo. Su questo Banette. E adesso dovrebbe rimettere Darkrai perché è l'unico che ha. E... Perfetto, Helix sale pure a livello 10. E non devo miscliccare, perché avevo... Non è stato misclick, è stato proprio... Helix vuole imparare divieto, no, guarda. Divieto, bene. Vuoi bloccare? Sì, blocca. Ha premuto praticamente, ho premuto senza volerlo. Vuoi cambiare Pokémon? Yes. Sì, è proprio un misclick, praticamente. Vai, Punchz. Dai, ovviamente Forbice X a bomba, subito. Subito su questo Darkrai. Anche se... Oddio, vai, Forbice X. Iperzanna di nuovo. Ok, reggiamo Forbice X. Ok, bene, bene così, bene. Allora, Punchz deve rimanere fisso, cioè è importantissimo contro... contro questo Darkrai con Forbice X. Assolutamente. Allora, avete visto che comunque non è stato troppo difficile adesso, ma perché Darkrai era comunque... Vabbè che ci ha dato un bel po' di esperienza, questa è una buona cosa, volendo. Ma perché era a livello 7, ragazzi? Vi immaginate poi tra un paio di sfide, quando sarà di livello alto, sarà veramente difficile. Sarà difficilissimo. Beh, le cose cambieranno, questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più in gamba del mondo. Eh sì, con Darkrai, porca miseria. Prima di tutto dovrò mettermi alla prova nella palestra di Mineropoli. Mi allenerò per questa sfida, vedrai. Ok, ragazzi. Allora, io direi che per l'appuntamento di oggi può finire qui dopo questa lotta incredibile contro... Tu non vuoi sfidarmi? Va bene. Dopo questa lotta incredibile contro il nostro amico rivale, ci possiamo fermare praticamente perché abbiamo fatto di tutto. Catture, scuola per allenatori, altre catture e adesso anche questo. Abbiamo anche incontrato i clown, proprio non ci siamo fatti mancare niente. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, un bel commento qua sotto rispondendo anche alla domanda del giorno che trovate qui come al solito. E inoltre, se volete mandarmi delle fan art per questa serie, potete farlo in tutti i link che trovate sotto in descrizione. Potete mandarmelo come messaggio, sicuramente le accetto perché sono bellissime. Sicuramente mi aspetto tante fan art su Tonks che ha Darkrai e io che invece sono tipo disperato. Oh mio Dio, che il mio Punchz, vai Punchz, sconfiggilo. Dai ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima. Un salutone a tutti. Ciao.